Anyway. Sì. Sorry. Sorry, baby. I love you. Welcome, this is Chiara, and today's video is gonna be all about books. I am very excited to do this video because this is one of my favorite videos that I see on YouTube. It's going to be about 5 or 6 books that I read in my life and that they kind of shocked me for the crudity of the scenes, for the coldness of the character, for the subject. Well, I am pretty sensitive, but I think these books really had a strong impact. Questi sono i libri, non ci sono tutti perché alcuni si sono persi per strada, diciamo. Cominciamo dal primo, Cecità di Saramago. Saramago è un autore portoghese, è stato un autore portoghese e fra l'altro è stato premio Nobel per la letteratura e ha scritto un sacco di libri. Cecità è l'unico suo libro che ho letto, non so perché, veramente vorrei leggerne altri, sono molto curiosa. Per esempio ha scritto un libro molto controverso, Il Vangelo secondo Gesù Cristo, e proprio a causa di questo libro ha dovuto lasciare il suo paese e ritirarsi alle Canarie. Racconto brevemente la trama. La storia inizia in una città di cui non si sa il nome. Un uomo improvvisamente diventa cieco e come lui molti altri poi diventano ciechi e questa cecità si diffonde per la città come se fosse una malattia. Allora il governo decide di adunare le persone e rinchiuderle dentro diversi edifici per evitare il diffondersi della malattia. E all'interno di questi edifici succede di tutto. Sono vari temi affrontati in questo libro che può essere letto anche come una specie di allegoria. Uno dei personaggi dice: secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo ciechi che pur vedendo non vedono. La società moderna in cui si è persa quella specie di compassione e solidarietà per il prossimo. All'interno di questi edifici dove sono racchiusi i ciechi si instaurano, diciamo, delle forme di governo a sé. Ci sono delle scene molto molto crude perché succede di tutto. La cosa che mi ha fatto un po' effetto anche è il fatto che la città non ha un nome, ma anche i personaggi non hanno un nome. Vengono descritti come la ragazza con gli occhiali o la moglie del medico, ma nessuno di loro ha un nome. Quindi questa storia potrebbe accadere ovunque e potrebbe riguardare chiunque. Quello che più mi ha scioccato di questo libro è ovviamente il basso livello a cui scendono gli esseri umani e anche il fatto che la vita possa cambiare proprio in un istante e niente più come prima. Direi che è un libro molto interessante da leggere nel 2020. Il prossimo libro non ce l'ho con me, è da qualche parte. Ed è la trilogia della città di Q. Come lo diciamo in italiano? La trilogia della città di K di Agota Christoph. I'm sorry about the pronunciation. Ed è un libro di una scrittrice ungherese che negli anni 50 del secolo scorso fugge in Svizzera a causa della rivoluzione ungherese e da quel momento inizia a scrivere tutte le sue opere in francese. Infatti anche questo libro, originariamente scritto in francese, il titolo originale è Trilogie des Jumeaux, un libro molto, molto cupo. Si chiama trilogia perché ovviamente è composto da 3 parti e inizialmente queste 3 parti furono pubblicate come 3 libri separati. Ed è la storia di 2 fratelli gemelli. Siamo ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, questa città di K è bombardata. Questi 2 fratelli gemelli vengono affidati alla nonna, dalla mamma, in modo che stiano al sicuro perché la nonna vive un po' ai margini della città. E questa nonna è un personaggio molto rude che maltratta questi 2 fratelli. Crescono molto molto intelligenti e cominciano a fare delle specie di esercitazioni autolesionistiche in modo da poter sopportare qualsiasi cosa
e in questo modo diventa freddi e insensibili. Questo libro mostra sia da una parte com'era la vita un paese satellite dell'Unione Sovietica, quindi mostra la presenza di censura, la povertà, la corruzione, e dall'altro lato è un gioco psicologico di questi due personaggi che sono due gemelli. Quindi è presente il tema del doppio e anche un po' della crisi d'identità. Questo libro forse è quello che mi ha scioccato di più per alcune scene. Sono molto freddi. A un certo punto il lettore rimane molto confuso perché non si capisce più chi è chi, se i due gemelli sono in realtà due gemelli o ce n'è solo uno, o i personaggi sono veri o sono stati immaginati. Non riesco a capire se questo libro mi sia piaciuto o meno. So solo che quando l'ho finito ho fatto un bel respiro di sollievo. Prossimo libro è Mattatoio numero 5 di Kurt Vonnegut, ed è un libro che non saprei come definire. Sicuramente è per certi tratti autobiografico, nel senso che racconta delle esperienze della Seconda Guerra Mondiale che l'autore ha vissuto in prima persona, ma è anche molte altre cose. Direi che è impossibile da categorizzare. Vediamo l'autore appunto del libro, Kurt, che va a trovare la moglie di un suo compagno d'armi e racconta questa donna e appunto al suo amico che sta cercando da più di 20 anni di scrivere un libro sul bombardamento della città di Dresda in Germania. La moglie del suo amico gli dice: ecco, scriverai un altro libro cui verrà tratto un film interpretato da John Wayne e che convincerà altri bambini ad andare in guerra. E Kurt le risponde: no, il mio libro sarà diverso, ti assicuro che non ci sarà nessuna parte per John Wayne. E di lì inizia la storia vera e propria. Il protagonista, adolescente, si chiama Billy Pilgrim e si ritrova a combattere, odia la guerra, si rifiuta di combattere, di uccidere altre persone e viene catturato dai tedeschi e viene portato in Germania. Ma poi di lì succede qualcos'altro e la vicenda continua ad andare avanti e indietro, perché il protagonista è capace di viaggiare nel tempo. A volte nel libro siamo a Dresda, ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, e poi magari nel capitolo successivo siamo nel futuro, dopo la Guerra Mondiale. E poi ci sono vari elementi fantastici e non vi voglio dire altro perché, cioè, non posso rovinarvi la sorpresa. Ovviamente ci sono delle scene nella parte della Seconda Guerra Mondiale che sono abbastanza crude e scioccanti. E anche il fatto che siano bambini, diciamo adolescenti, questi soldati che vanno a combattere. E infatti il nome completo di questo libro è Mattatoio numero 5 o La crociata dei bambini. Sono delle frasi nel libro che mi hanno particolarmente colpito. Passato, presente e futuro sono sempre esistiti e sempre esisteranno, e il tempo come le vediamo noi è un'illusione. Ovvero, i momenti brutti non sono permanenti. Infatti il protagonista riesce ad andare avanti e indietro nel tempo. Quando una persona muore, muore solo in apparenza, perché in realtà nel passato è ancora viva. Il prossimo libro è Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood. Penso che questo romanzo sia diventato molto popolare ultimamente perché penso che ne abbiano tratto una serie TV che non ho visto. Ops. Un romanzo distopico. In un romanzo distopico viene descritto un prossimo futuro come altamente negativo. Un esempio di un altro romanzo distopico molto famoso è 1984 di George Orwell. A proposito, questo libro viene pubblicato nel 1985, giusto? Penso di sì. Penso che sì, la prima sì, dell'85. In poche parole, un romanzo distopico è come se fosse il contrario di un'utopia. Adoro questo genere di romanzi, mi piacciono un sacco i romanzi distopici, come Fahrenheit 451 o anche, se vogliamo, Hunger Games. Quindi, come avrete capito, questo romanzo si svolge in un futuro immaginato
La vita ovviamente non è facile. Questo mondo futuro è stato quasi distrutto dalle guerre nucleari e al posto degli Stati Uniti c'è un governo teocratico, totalitario, perché c'è un grande problema in questo futuro, a parte ovviamente l'inquinamento, la mancanza di cibo sano. Il problema fondamentale è che la maggior parte delle donne sono diventate sterili. La popolazione non sta crescendo. Quindi che cosa si fa? Le donne sono divise per categorie. La protagonista di questo libro fa parte della categoria delle ancelle. Le ancelle sono le donne che sono rimaste fertili. Queste ancelle vengono introdotte nelle famiglie dei comandanti, che sono le alte cariche dello Stato. Sono sposati in genere con delle mogli, spesso non sono fertili. E quindi le ancelle vengono introdotte in queste famiglie con lo solo scopo di procreare. Abbiamo altre categorie in cui le donne vengono rinchiuse, come per esempio le zie, che sono coloro che devono controllare le ancelle, le marte, che sono le serve, ci sono le mogli, che sono le donne che sono sposate con gli altri funzionari dello Stato, e poi ci sono le economogli, che sono le donne invece comuni, sposate con uomini comuni, altre categorie. Ancelle non hanno diritto di decidere con chi passare la loro vita, quindi le donne in questo futuro sono sottomesse agli uomini. Già di per sé diciamo che i romanzi distopici, per quanto mi piacciono molto, li trovo un po' scioccanti a volte, ma questo qui in particolare devo dire che mi ha disturbato parecchio, in quanto sono una donna probabilmente. Se devo essere totalmente sincera, non sono sicura che questo libro mi sia piaciuto, anzi credo di no. Penso che molti mi odieranno perché è uno dei libri, non lo so, forse cardini della letteratura femminista, però non lo so, non mi è piaciuto. Per me è un po', forse un po' lento e lo trovo troppo angosciante. No. L'ho letto circa 10 anni fa, quindi probabilmente dovrei rileggerlo e dargli un'altra chance, non lo so. Proverò a leggere qualcos'altro dell'autrice. Il prossimo libro è questo. Abbiamo sempre vissuto nel castello, di Shirley Jackson. È un libro che ho letto l'anno scorso e devo dire che mi è piaciuto tantissimo. E non vedo l'ora di leggere altri libri della stessa autrice, perché penso che sia proprio nelle mie corde. Shirley Jackson è una scrittrice americana del secolo scorso. Stephen King apre uno dei suoi libri, L'incendiaria, con una dedica a questa autrice, a Shirley Jackson, che non ha mai avuto bisogno di alzare la voce. E infatti, anche in questo libro, le cose succedono molto lentamente, con toni sommessi e in modo molto pacato, le vicende si sviluppano. Ed è anche questa la cosa forse un po' scioccante di questo libro. Ma vediamo un po' la trama. Dove vai tu? È la storia di due sorelle che insieme allo zio vivono in una grande casa con un enorme giardino ai margini di un villaggio. L'unica a scendere nel villaggio e andare a fare provviste è la sorellina minore Mary Kat. Gli abitanti di questa casa vivono un po' reclusi e all'inizio non si capisce bene perché, ma poi si capisce lentamente. La sorella maggiore, Constance, è un po' agorafobica. Amore. È come se il villaggio avesse paura di questa casa e di questi abitanti. L'intera vicenda è narrata dal punto di vista della sorella minore Mary Kat, che è una ragazza di 18 anni, ma è molto fantasiosa e diciamo non proprio affidabile. Questa famigliola vive una vita abbastanza normale, la sorella maggiore ama cucinare, tiene compagnia allo zio, la sorella minore va a fare la spesa, ma in realtà il lettore presagisce che c'è qualcosa sotto e l'autrice piano piano svela l'intera vicenda con toni sommessi e pacati, ma che fanno rabbrividire. La cosa forse che mi ha scioccata di più è stato il finale e il sapere cosa c'è sotto a tutta questa vicenda e anche il contrasto tra questi personaggi che sembrano così buoni e questa famiglia descritta in modo abbastanza idilliaco nella loro quotidianità e il passato dei personaggi. L'ultimo libro è Le quattro casalinghe di Tokyo di Natsuo Kirino,
un'autrice giapponese. Amore, questo libro ha più di 600 pagine e l'ho letto in tipo 2 o 3 giorni, 6 anni fa. Ero a casa malata, quindi non è che avessi molto altro da fare. Però veramente un libro che mi ha catturato, non riuscivo a metterlo giù. E mi è piaciuto tantissimo. Nonostante sia un libro molto crudo, molto noir. E racconta la storia di 4 donne disagiate. Lavorano in uno stabilimento che prepara dei pasti pronti. E fanno il turno di notte, cioè il peggiore. Sembra un po' versione giapponese e horror. Di Desperate Housewives. A un certo punto una delle protagoniste uccide il marito e coinvolge tutte le altre che cercano di occultare il cadavere. E non vi dico altro, però questo è il succo della trama. Le scene crude vengono descritte nei minimi particolari. E non so perché, ma questa cosa mi ha affascinato. Devo preoccuparmi. Questo libro ha ricevuto un sacco di critiche in patria, in Giappone, perché rappresenta 4 donne cattive e addirittura una di loro ha ucciso il marito. Leggere questo libro è stato sorprendente perché appunto da un lato si rimane scioccati per la crudità delle scene e per questi personaggi che non si fermano davanti a nulla e che fanno di tutto pur di cavarsela, e dall'altra si capisce bene perché, però cattura, si legge in tutto d'un fiato. Quindi questi sono 6 dei libri, diciamo, che mi hanno scioccato. Magari in futuro farò una seconda parte. Fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri, cosa ne pensate e se ci sono altri libri che hanno scioccato voi e se me ne consigliate qualcuno. Buona lettura a tutti, alla prossima, ciao! Thank you.